In Gesù sei l'amato di Dio. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Oggi celebriamo il battesimo del Signore e accogliamo il Vangelo secondo Marco, capitolo 1, dal 7 all'11. In quel tempo Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento». Amen. Carissimi, questo giorno è importante. In questo giorno noi vediamo un gesto profetico che Gesù ha lasciato fare su di sé, il battesimo. Non come noi stessi lo intendiamo, ciò che noi facciamo nel nome di Gesù, perché chiaramente qui si tratta di Gesù, ma è una immersione della sua stessa persona, in quanto uomo, in quanto redentore di tutta l'umanità, segno profetico di ciò che dalla sua morte e risurrezione ogni credente, ogni cristiano avrebbe poi ricevuto. In Gesù quindi abbiamo tutta l'umanità che riceve una vita nuova. In Gesù noi abbiamo lo Spirito Santo che scende per dare nuovi pensieri, nuovi sentimenti, nuove parole, nuove azioni. Ma c'è una notizia straordinaria. Oggi vediamo e ascoltiamo il Padre che pronuncia con la sua voce queste parole: «Tu sei il figlio mio, l'amato». Certamente sono le parole del Padre verso il Figlio, Gesù, ma se vi ricordate bene, abbiamo ascoltato il Vangelo di Giovanni verso Natale che ci diceva: coloro che hanno accolto la luce vera, Gesù Cristo, hanno il potere di diventare figli di Dio. Significa che questa parola è anche per noi. Quindi il Padre non solo a Gesù ha detto: tu sei il figlio mio, l'amato, in greco agapetos. Agapetos che viene da agape, questo amore che si dona, che riempie, che trasforma. Ma non solo Gesù, ma anche io sono amato dal Padre. Quando accolgo Gesù come mio Signore, mio Salvatore, senso e tesoro della mia vita, la mia salvezza, la mia forza unica, ecco che posso sperimentare l'amore del Padre. E Lui dice a te oggi: tu sei il figlio mio, tu sei la figlia mia, l'amata. È personale ciò che dice il Padre a te, proprio perché hai accolto il suo figlio Gesù nella tua vita. E se non lo hai accolto, non preoccuparti, lo accogliamo oggi insieme. Ecco l'esperienza meravigliosa del battesimo nello Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che ci guida a Lui, che ci guida a Gesù, che ci guida al Padre. E San Paolo dice: è lo Spirito Santo che mi fa sentire di essere figlio di Dio. Lo spirito di figliolanza. A noi spesso ci manca. Non ci sentiamo figli, viviamo quasi da schiavi. Cioè lontani da Dio, Dio padrone, Dio che ogni tanto si fa vedere, Dio che mi giudica. Ma non è così, Dio è Padre. È l'esperienza nello spirito che mi fa sentire figlio amato. Figlio prediletto, in te ho posto il mio compiacimento.
purtroppo abbiamo avuto tante esperienze con i nostri genitori, a volte anche negative. Quanto ti ha amato tuo papà? Quanto ti ha amato tua mamma? Tutti noi abbiamo avuto, prima o dopo, esperienze di abbandono. E spesso queste esperienze non ci fanno fare il salto di fede, guardando a Dio come padre. Perché diciamo, ma se mio padre qui sulla terra non mi ha amato, immagina se colui che è nel cielo mi ama. E invece ricevi oggi questa parola. Dio ti ama, il Padre ti preferisce, ha una preferenza speciale per te, ha un amore particolare per te. In te vuole porre il suo compiacimento, accoglilo. E io ti invito ad aprire le tue braccia, le tue mani, come gesto di disponibilità. Innanzitutto proclama insieme a me che Gesù è il tuo Signore. Signore Gesù, alla luce di questa parola che oggi abbiamo ricevuto del Vangelo secondo Marco, voglio accoglierti come mio Salvatore. Voglio accogliere te come il Signore della mia vita, la luce vera davanti a me. Signore Gesù, io credo che tu sei il Figlio di Dio e ti accolgo nella mia famiglia, nella mia casa, nel mio lavoro, nei miei pensieri, nei miei sentimenti, in tutte le aree della mia vita, anche quelle più personali, più segrete, più intime. Accolgo te, Gesù, come la luce vera che illumina le mie tenebre. E per questo ti chiedo, o Padre, di farmi sperimentare il tuo amore. Voglio sentirmi anch'io un figlio amato da te. O Padre, voglio sentire che in me hai posto il tuo compiacimento, perché il tuo amore è senza limiti, senza barriere. Grazie, perché mi ami così come sono. Ti chiedo oggi, fammi sperimentare questo tuo amore speciale. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, con grande gioia, fratelli e sorelle, proclamiamo lo slogan di oggi. In Gesù sei l'amato di Dio. Amen. In Gesù siamo davvero amati, siamo preziosi ai suoi occhi. Questa è la buona notizia per te, da testimoniare, proclamare e annunciare anche agli altri. Grazie per avermi accolto, per avermi ascoltato. Un caro saluto da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. A domani, ciao! Carissimi amici, volete sperimentare la potenza di Dio che libera e guarisce il vostro cuore? Vi invitiamo ad una giornata di guarigione interiore, dove Dio libererà il tuo cuore oppresso, scoraggiato, indurito e porterà la libertà. Domenica 14 gennaio a Torino e domenica 4 febbraio a Strona. Salvezza del nostro Dio, tutta la terra ha veduto la salvezza.